dire telespettatori cari amici, benvenuti ancora nel salottino dell'altra voce. L'altra voce lo diciamo ancora una volta è una trasmissione diversa, diversa perché perché esprime pensieri, concetti, dottrine, realtà bibliche e coloro che ve li presentano sono pastori evangelici, servitori di Dio. Detto questo Voglio ricordare che stiamo trattando la serie La sana dottrina. Ripeto, e lo ripeterò anche nella prossima trasmissione, che questo rappresenta un argomento particolarmente importante per quello che è l'onestà dei cristiani e per quello che è la vita dei cristiani. In questa trasmissione tratteremo e parleremo delle false dottrine. Ma prima di proseguire, consentitemi di presentarvi i servitori che fanno parte di questa trasmissione puntata di questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Passaretti, Michele Romeo e Erpidio Pezzella. Voglio rivolgere la prima domanda a pastore Michele Passaretti. Chi può giudicare la verità di una dottrina? Sì, eh, il giudizio sulla dottrina è particolarmente importante, particolarmente delicato. Devo dire che più delle volte quelli che circolano sono dei pregiudizi più che dei, delle vere analisi o disamine sui contenuti dottrinali o sulla eh, ortodossia o meno di una dottrina. Va naturalmente inteso che chi può giudicare una dottrina? Chi è eh, informato? chi è a conoscenza della dottrina, soprattutto in questo campo, nel campo della dottrina cristiana. Molte persone non conoscono i testi, non conoscono le scritture e si avventano in giudizi frettolosi. Ma con quali strumenti si giudicano le dottrine o si valuta la veridicità di una dottrina? Beh, l'unico strumento, il metro di misura che abbiamo è la parola di Dio. E ci sono all'interno anche delle istruzioni per cercare di valutare o discernere la verità dalla menzogna o dalla eh, adulterazione dottrinale. Innanzitutto un verso dice che ogni scrittura deve essere eh, convalidata dalla testimonianza di due o più testimoni. Ecco, nel senso che non si può da un solo versetto farne scaturire una dottrina, ma una dottrina deve essere sostenuta almeno da, da due e più versetti che la debbono eh, in qualche maniera sostenere. Quindi, non è un'operazione che va fatta con fretta o con superficialità c'è bisogno di documentazione biblica per sostenere la vericità di una dottrina in cerca la gravità. Vorrei che il Pastore Michele ci dicesse qualcosa sulla gravità della falsificazione di una dottrina cristiana. Indubbiamente tutto ciò che è falso è condannabile. D'altronde abbiamo eh, qualcosa che ha a che fare ogni giorno con la nostra quotidianità, anche se mi permetto di fare una parentesi che non c'entra niente col tema. Mi ricordo fino alle lire che c'era scritto sui biglietti la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di monete false, per cui non era un peccatuccio o qualcosa di veniale spacciare per vero qualcosa falso non lo so se c'è sull'euro perché l'euro fugge così velocemente che non sono ancora riuscito a vedere se l'hanno impresso sulla moneta e per cui, ma credo che probabilmente c'è una piccola parentesi sì. eh, diciamo che faccia sorridere in Bulgaria fu falsificato il marco, però quello che falsificò in tedesco scrisse questa moneta è falsa, però nessuno la conosceva il tedesco e fu assolto dal giudice. Almeno fu, almeno, fu onesto, almeno fu onesto, però a parte gli scherzi. Ecco, falsificare qualcosa significa anzitutto farlo bene perché eh, una falsità evidente eh, chiaramente si riconosce subito. Per cui il falsario, e in un modo particolare coloro che falsificano eh, le dottrine della Bibbia, noi vediamo che certe volte basta spostare un punto, una virgola, e chiaramente il concetto viene eh, completamente ad essere estraneo al testo. Per cui è qualcosa che si fa non in buona fede, ma in mala fede, e così come la legge punisce i falsari o quelli che adulterano le cose vere e le propinano per falso, quanto più la parola di Dio che è qualcosa. Di molto più importante di un biglietto di euro, di qualsiasi moneta che può arricchire il falsario. In questo caso il falsario non si arricchisce, ma viene a impoverirsi e autocondannarsi. E il problema non è solo questo, è che automaticamente propina una falsità che molti raccolgono anche perché. Se noi molto, molto spesso ci chiediamo, come le persone anche ci chiedono, eh, ci dicono, forse anche in forma di accusatoria, voi siete pochi, voi siete una piccola parte, è come se essere della maggioranza sia ragione, ma molto spesso, purtroppo ho oh, benedetto questo, proprio da parte di chi ha meno voce, da parte di chi può esporre, può dichiarare certe cose, ecco, viene nascosta la verità a favore di una maggioranza. Per cui eh, quando si propongono queste false dottrine, allora c'è un'adesione molto più veloce di quella che è la verità. Ma questa risposta noi la notiamo dalle parole che Gesù stesso dice nel Vangelo. E ci spiega il motivo perché. Dice che gli uomini amano gli, uomini, gli esseri umani amano più la menzogna che la verità. Perché? Perché le opere loro sono malvagie. Allora, chi è malvagio non ha interesse a provinare la verità, ma per la sua malvagità promette e dice cose false soltanto per guadagnarsi, ecco, perché altri, trovando terreno facile. In quella che è la falsità, la malvagità delle persone, allora abboccano più facilmente, anzi molto più facilmente, alla falsità che alla verità. È come l'erba cattiva: l'erba cattiva si propaga e si espande subito, quella buona ha una crescita molto lenta e deve essere selezionata. All'anziano, il Pidio, vogliamo chiedergli, puoi farci qualche esempio di falsa dottrina e delle sue conseguenze? Rimanendo nel contesto biblico, in quello che era il discorso che faceva poc'anzi il pastore Michele sul, sullo spaccio di moneta falsa, si è sempre saputo che il falso circola facilmente dove c'è tanto di vero e di buono. Ed è quello che è successo anche all'inizio della Chiesa cristiana, quando la dottrina veniva diffusa, insegnata dagli apostoli. E Proprio gli apostoli sono stati quelli che hanno dovuto per primo combattere le false dottrine. Troviamo un riferimento dell'apostolo Paolo in una delle epistole a Timoteo, dove Paolo faceva riferimento a due personaggi, Imeneo e Fileto, i quali andavano insegnando che la resurrezione fosse già, già avvenuta. E Paolo raccomandava a Timoteo di stare lontani da queste persone e da questi insegnanti falsi, fasulli la chiesa di Colosse e la chiesa di Efeso entrambe chiese dove c'è stato sia l'Apostolo Paolo che Timoteo hanno avuto a che fare con delle dottrine che avevano a che fare con gli angeli in una si insegnava che prima che essere approvati da Dio bisognava essere approvati dagli angeli in un'altra si insegnava addirittura che gli angeli dovessero essere adorati per cui le dottrine false non sono mai mancate. Potremmo avere un elenco lunghissimo fino ad arrivare poi nell'Apocalisse dove si fa riferimento a altre due false dottrine, quella definita di BAAL e quella dei Nicolaiti, delle dottrine che mistificavano l'adorazione cristiana con dei riti pagani, con la fornicazione, quindi cose assurde fino ad arrivare a delle eresie. Quali le conseguenze? Stando a quello che dice la parola di Dio ci sono dei riferimenti biblici che parlano di guai, di anatema contro coloro che insegnano queste false verità. L'Apostolo Pietro parla di punizioni e tanti teologi nel corso della storia hanno cercato di mettere in guardia. Uno in particolare, il teologo oggi, ha dichiarato riguardo alle false dottrine che nessuna delle vie che conducono alla perdizione è più affollata di quella della falsa dottrina. E questo è un qualcosa che dispiace, mette sconcerto nei nostri cuori, perché poi la maggior parte di coloro che si trovano a seguire le false dottrine non è per un fatto di una scelta personale, perché poi la responsabilità è da far ricadere su coloro che hanno insegnato. In questo potremmo ritrovare quel richiamo del profeta Ezechiele che dice che poi il sangue del greggio delle pecore ricade sui malvagi pastori, che poi le pecore seguono il pastore. Se c'è il pastore, il conduttore, il responsabile che insegna delle falsità, certamente la responsabilità non potrà ricadere su colui che era l'ultima parte, l'ultima ruota del carro. Lo stesso Gesù ha messo in guardia il popolo su diverse dottrine, Gesù ha fatto distinzione di dottrine degli uomini, la dottrina dei farisei, ha parlato addirittura della dottrina dei demoni. Questo soltanto per rimanere nel contesto scritturale. Se volessimo uscire fuori dal, dalla scrittura, dal, dai primi secoli dopo Cristo fino ad arrivare ad oggi, nel corso dei secoli, dottrine si sono susseguite fino ad arrivare ad alcuni dei nostri giorni che così come si diceva all'inizio se vengono messe alla luce della parola di Dio è evidente che sono delle permettetemi l'espressione delle idiozie però tanti sono abbagliati da questa falsa luce perché poi le false dottrine così come la moneta falsa per essere un buon falso deve molto somigliare al vero e tante volte da chi non ha molta esperienza viene Confusi. Il nostro monito è di fare la maggiore attenzione possibile. La falsa dottrina è come il veleno, è un dolce veleno, è, però ha conseguenze disastrose. Volevo chiedere e chiediamo al pastore Michele e Romeo: è un fenomeno che è antico o un fenomeno moderno? Sicuramente oggi c'è una fenomenologia moderna eh, di tante varietà di false dottrine, però se andiamo ad analizzare poi tutte queste eh, strane o false dottrine eh, ci accorgiamo che tutto ha radice in quello che è già è stato fin dal principio, per cui eh, in effetti è nuovo al superficiale, a colui che le cose le osserva in un modo così eh, statico, passivo. Ecco perché è importante, è importante che le persone si approfondiscono prendendo. Uh, attesto l'unica verità che è la parola di Dio questo credo che nessuno uh, può disconoscere questo anche se molto spesso tante sette e tante false dottrine poi abbinano vicino alla parola di Dio pur dicendo e asserendo che quella è la vera parola di Dio però poi ci sono tante altre cose che, da, che vanno messe insieme per cui si mischia il vero con il, con il falso e Qui è necessaria eh, l'acutezza, ecco, qui è necessaria la responsabilità dell'individuo, perché se per tanti secoli nel mondo è regnata sovrana l'ignoranza, un'ignoranza eh, voluta eh, da tanti potenti, per cui le persone non conoscendo, non sapendo e non avendo la possibilità di erudirsi, per cui rimanevano ignoranti. Ma oggi, grazie a Dio, abbiamo eh, la parola di Dio che è alla portata di tutti. Abbiamo Un'istruzione che indubbiamente ha fatto dei passi giganteschi. Certo, abbiamo anche quella che viene definita purtroppo l'era post cristiana, in cui eh, le persone, anche quelle che si definiscono religiose, non hanno più come punto di riferimento la fede, la parola di Dio, la religione stessa, vediamo la crisi istituzionalizzata, praticamente istituzionale, della religione specie da parte dei giovani, a parte quei momenti di movimenti di massa, eccetera, eccetera, però alla fine poi quello che rimane, quando si cernia in quello che è il processo dell'emotività, poi alla fine di fede ne rimane eh, purtroppo poca. Ed ecco perché le false dottrine in qualche maniera emergono, proprio perché incudono pressione nella vita degli adepti e chiaramente li inquadrano e li squadrano a proprio piacimento. Per cui è un fenomeno nuovo ma che affonda le radici nel vecchio per smandellare questo, ripeto, l'unica cosa è la responsabilità personale e la responsabilità di chi dovrebbe indicare come obiettiva la sola e unica verità che è la parola di Dio, purtroppo molti non lo fanno. E il consiglio che ci sentiamo di rinnovare ai nostri telespettatori è quello che è stato dato in una trasmissione precedente, di seguire l'esempio dei bereani, gli abitanti di Berea, che quando Paolo annunciava loro quella dottrina che per loro era sconosciuta, loro andavano a controllare, a confrontare con le scritture se le cose stavano realmente così. Diciamo questo perché? perché adesso è quasi una moda che chi sta a propagandare false dottrine, la prima parola che dice, quello che vi dico è una sana dottrina. Per essere sana non ci vuole l'espressione, ci vuole la constatazione, la prova che viene dalla parola di Dio. Come vi è stato detto anche in altre trasmissioni, non basta un verso della scrittura per farne una dottrina, ma... Come dice la scrittura dalla bocca di due o più testimoni e mai estrapolare il testo dal contesto, ricordatevi questo. E detto questo, rivolgo un'altra domanda a Elpidio, l'anziano Erpidio, perché la Chiesa ancorata non verbalmente, ma di fatto alla sana dottrina è una Chiesa forte. Voglio prendere. Ad esempio, forzandone un poco anche il significato spirituale, il racconto che ebbe a fare Gesù riguardo alla costruzione di due uomini. Gesù raccontò un giorno di un uomo che aveva costruito la propria casa sulla sabbia e di un altro invece che si era preoccupato di costruire la propria abitazione sulla roccia. Il giorno in cui queste abitazioni furono colpite da dal maltempo, da inondazioni, da nubifragi, da difficoltà climatiche e meteorologiche, la casa dell'uomo costruita sulla sabbia fu portata via, mentre l'edificio che era stato realizzato sopra la roccia rimase lì fermo, poteva resistere al, agli eventi atmosferici. Questo esempio può soprattutto, e poi in questa circostanza valorare quanto si è già detto che la sana dottrina è un fondamento per la chiesa, per il credente e rende forte la fede di colui che ha appoggiato la propria speranza, la propria fiducia e la propria fede nella parola di Dio. Gesù ebbe a dire che neanche uno iota, un accento della sua parola sarebbero passati o sarebbero potuti cadere. Però nessuno di questi accenti o di questi termini deve essere modificato per il piacere delle orecchie di qualcuno. Perché a tal riguardo, sempre a Timoteo Paolo ebbe a scrivere che verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. E a Timoteo Paolo ricordava, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimproveri, esorta con ogni pazienza e dottrina. Questa è la testimonianza dell'importanza della dottrina, dell'insegnamento che viene dalla parola di Dio. Perché poi oggi, nei nostri, nei nostri giorni, tanti seguono delle dottrine per prurito d'orecchie, orecchie, degli insegnamenti che portano a emozioni. A Fior di pelle che portano un piacere sensitivo e emotivo, ma così come l'edificio costruito sulla sabbia, quando poi c'è la difficoltà, quando la fede viene messa alla prova, queste case crollano, vengono portate via dagli agenti e dagli eventi atmosferici. Mentre la fede di colui, che è fondata sulla parola, che non segue il prurito di orecchie, ma che segue il cuore, che pone il proprio sguardo sul Signore Gesù sarà forte come una casa edificata sulla roccia. E poi per noi la roccia è Gesù Cristo e Gesù Cristo è la parola di Dio. Per cui la fede trae spunto dalla parola di Dio e quindi fondamento sulla persona di Gesù Cristo. Dove non c'è il Signore Gesù, dove non c'è l'innalzamento del Suo nome, dove non c'è la predicazione della Sua parola, sicuramente quelle case non saranno fondate ed edificate su una roccia. Bene, a conclusione vogliamo dare ancora una domanda. E abbiamo parlato quindi di dottrina, stiamo parlando di dottrina o dottrine, cioè gli insegnamenti, e ovviamente ci riferiamo a quelli di carattere biblico. La domanda che vogliamo rivolgere al pastore Michele, Michele Passeretti è questa: la ricerca teologica, che oggi interessa tanti, anche nell'ambito evangelico, molti. Stanno parlando sempre di studi, 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 sembra che in alcuni casi eh, sia veramente indispensabile. Allora, la domanda dovrebbe essere chiarificatrice non soltanto per i normali telespettatori, ma anche per coloro che sono addentrati. La ricerca teologica personale è produttiva per testare le dottrine? Sì, generalmente nel, nella vita religiosa c'è cioè un rapporto di cieca fiducia da parte dei fedeli nei propri conduttori questo d'altra parte non è del tutto negativo però nel caso che ci siano dei conduttori che non hanno le idee chiare intorno alla verità eh, si rischia di essere eh, un gregge guidato Va bene, come diceva anche Pocanzi Elpidio, guidato in una direzione sbagliata. Ora, in gioco, che cosa c'è? Non c'è l'appartenenza ad una chiesa o, come dire, una posta di scarso valore. Qui in gioco c'è la vita eterna. Una persona che frequenta una chiesa la frequenta perché, perché ha creduto in, nella promessa di Dio. Dio ha promesso la vita eterna a tutti coloro che hanno creduto in lui e che si sforzano di fare la sua volontà. Quindi seguire eh, una dottrina può implicare o meno il raggiungimento di questo scopo. Cioè qui si sta dicendo che se noi seguiamo la giusta e la sana dottrina, otteniamo la vita eterna. Ma se noi non stiamo facendo questo giusto cammino, noi chissà in quali altre direzioni stiamo andando. Faccio un esempio. Immaginiamo una scena eh, di panico, come talvolta sono quelle che vediamo nei film, una nave che si sta incendiando, un grattacielo, una, una, una struttura, e dove c'è l'esigenza di fuggire e, e, nella direzione giusta, di andare nella, lì dove c'è la via di uscita. No? Come unica possibilità di scampo alla propria vita. Immaginiamo quale sarebbe uh, la, la, uh, quale, quale infausta sarebbe la condizione di, di, se qualcuno girasse per esempio un cartello con l'uscita invece di mandarlo nella direzione giusta, lo, lo manderebbe nella direzione sbagliata. No? Quello spostamento semplicemente di un cartello, forse girandolo soltanto, provocherebbe la morte di persone che in quel momento si fidano di quella indicazione, invece di andare nella direzione giusta verso l'uscita e quindi verso la salvezza, si ritroverebbero probabilmente lì dove andrebbero incontro alla morte. Ecco perché è giusto che ogni credente si accerti. Questa operazione che facevano i Bereani non è una diffidenza nei confronti della predicazione di apostoli di spessore alto, qual era la predicazione di San Paolo. San Paolo non si offendeva se questi credenti andavano a cercare nelle scritture la prova e anche attestare se queste indicazioni che ricevevano da San Paolo erano giuste o fossero eventualmente sbagliate. Poi hanno acquistato la giusta fiducia. Ecco perché io dico... Non dobbiamo arrivare a quegli eccessi di cui si parlava poc'anzi che interpretiamo la nostra vita spirituale quasi come se fosse una carriera scolastica, no? E quindi la scuola biblica per chissà quali grandi eh, allargare i nostri orizzonti culturali, no, non serve per gonfiarci di presunzione culturale o umana, ma uno studio anche fatto nella semplicità è utile per essere sicuri, per essere fondati sulla validità delle dottrine. Se oggi tante persone andassero a controllare se il cartello indicatore che gli è stato indicato è nella direzione giusta, risparmierebbero sicuramente gravi conseguenze per la loro vita. Qui abbiamo detto all'inizio, si tratta di avere la vita eterna, si tratta di... Uh, il destino della nostra eternità. E su queste cose non si può essere superficiali, non possiamo andare alla cieca seguendo il primo che ci uh, che viene davanti e ci dica e ci dice le cose. Questo è il motivo per cui proliferano oggi anche tante sette. Questo è il motivo per cui tante persone vivono. La loro vita religiosa così, per tradizione, perché gli è stata tramandata e non si va a documentarsi, non si va a cercare nella parola di Dio, ma è giusto questo? È questo quello che Dio si aspetta realmente da me? Quando l'uomo giunge a fare queste riflessioni, prende coscienza e poi si è capaci di, di giudicare, di valutare, di discernere la verità dalla bugia, dalla menzogna. Ricordiamoci quello che disse Gesù, che il diavolo è il padre della menzogna. Il diavolo è colui che va a girare quel cartello per portare le persone direttamente all'inferno. Mentre invece Gesù è colui che ha dato la giusta indicazione, Gesù ha dato la giusta via di uscita. Gesù disse io sono la via, io sono la vita, io sono la verità. Ecco, quando sulla scorta di queste tre indicazioni noi possiamo andare ad ascoltare la voce del Signore Gesù che ci indirizza verso la grazia, verso la salvezza, verso la vita eterna. Bene, cari amici, credo che con la prossima trasmissione avremo completato e completeremo questo argomento che, come sicuramente avete evidenziato, ha una importanza. È un'importanza eterna. Noi speriamo di essere stati e di potervi avere comunicato quello che è il pensiero di Dio, quello che è la realtà, l'abbiamo fatto con grande semplicità: non c'è una preparazione, non c'è perché la viviamo noi stessi. Non sapremmo offrire un'altra realtà se non quella della verità, della sana dottrina, quella che troviamo nella parola di Dio. E questo ci rende veramente felici perché? perché è il nostro dovere, è un dovere, non si può essere ingannatori, non si può ingannare il popolo. Ricordiamo nell'Antico Testamento che il Signore attraverso il profeta usava delle espressioni verso coloro che erano i malvagi pastori, che ingannavano il gregge, ingannavano e in genere sappiamo che nella figura della pecora c'è il credente che ha fiducia, fiducioso. Fiducioso di quello che gli si dà da mangiare, fiducioso di dove si porta. Noi conosciamo il buon pastore, il buon Pastore è Gesù e noi vogliamo essere al suo servizio, ma siamo se anche al vostro servizio. Anche in questo umile lavoro che noi vi presentiamo, nelle nostre espressioni, nelle nostre dichiarazioni, siamo sottoposti al Signore del Signore, al al buon Pastore, al Maestro, a colui che ci ha dato e continua a darci quel cibo sano quelle dottrine sane, per l'avanzamento del suo regno, per vedere la sua gloria nei cieli. E detto questo, vi do l'argomento della sesta trasmissione su questo argomento della sana dottrina, 20 di dottrina. Non mi resta che ricordarvi, se sei emittente, stesso giorno, stessa ora, e passare i saluti. L'anziano Elpidio Pezzella, il Pastore Michele Romeo, Michele Passaretti e Remo Cristallo vi salutano con... La Consueto, salutissimo, Dio vi benedica.